domenica che stiamo vivendo celebra gli 8 giorni della Pasqua, perché 8 giorni significa il tempo nella sua perfezione, è il compimento della settimana e l'aprirsi al tempo nuovo. E così, certo, richiama la creazione e ci invita a considerare che la Pasqua è la nuova creazione, la creazione di un'umanità nuova, di un'umanità risorta, liberata dal peccato e perciò capace di generare vita nuova nella concretezza del vissuto quotidiano. Allora, mi piace anzitutto richiamare che in tutti i momenti in cui Gesù compare ai suoi discepoli dopo la risurrezione, si presenta anzitutto con il saluto pace a voi. Quel saluto di pace che è concreto, è vero, è reale, è annunzio di vita nuova. E questo in questi giorni, non possiamo negarlo, stride fortemente con il pensare che durante questo tempo di guerra ci sono state tante vittime, non solo gli ultimi che in questi giorni sono stati colpiti, ma anche nei giorni precedenti, nei mesi precedenti, tante vittime di operatori volontari di pace, di operatori che con organizzazioni diverse hanno cercato di portare soccorso alla popolazione stremata dalla guerra, alla popolazione affamata dalla guerra. E credo, mi permetto di dire, che non basta semplicemente quasi scusarsi dicendo che in guerra sono cose che possono succedere. Perché se è vero che nella guerra si colpiscono spesso innocenti in maniera non calcolata, non voluta, e questo dice allora l'assurdità della guerra. Dice quanto è assurdo che si facciano delle guerre rischiando non solo di colpire un potenziale nemico, ma soprattutto ancora di più persone che sono invece inermi e indifese. Solo questo dovrebbe già bastare a dire che non bisogna fare guerre, che non è il caso, bisogna trovare altre vie per regolare i rapporti tra gli esseri umani. E allora Gesù che si presenta e annunzia pace nella concretezza della sua presenza, una verità. E noi celebriamo la Domenica della Misericordia. La misericordia non è un semplice sentimento dell'anima, è la verità invece della presenza del Cristo che viene a salvare l'umanità dal peccato. E la salvezza è concreta, chi è salvato dal peccato, chi è redento, chi diventa non più schiavo, dipendente del peccato, ma figlio di Dio, libero nel bene, allora opera, agisce per il bene. E così allora Tommaso ha ragione a voler toccare le piaghe del Signore, non perché dubiti, ma perché deve toccare concretamente la verità della vita nuova. Così come nella prima lettura del Libro degli Atti ci viene raccontato di questa comunità nuova, comunità che è capace di mettere insieme i suoi beni, nella quale nessuno più è bisognoso, perché i beni di tutti sono per la vita di tutti. È davvero un mondo nuovo, quel mondo che la risurrezione di Cristo ci permette di sperare e di desiderare, e che noi tutti vogliamo poter vivere come figli di Dio anche nel tempo che viviamo, davvero ponendo fine all'assurdità delle guerre e invece cercando con fiducia, con speranza, di essere sempre operatori di pace.